Il 2022 è iniziato alla grande, perché ieri, 1º gennaio, è uscita su Netflix la prima serie completa della carriera di Ficarra e Picone, scritta, ideata, diretta ed interpretata come protagonisti da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. 6 episodi, la durata è mezz'ora l'uno, più o meno anche qualcosina in meno. Io me la sono sparata tutta ieri, me la sono goduta tutta nella giornata di ieri, tra mattina, pomeriggio, sera, barra notte, ed è stata una bellissima esperienza. Raramente io vado così rapido con le serie, però avevo voglia di parlarvene già oggi, perché io sono un grande ammiratore, sono un fan sicuramente di Ficarra e Picone, mi piacciono molto, mi piace molto la loro comicità, mi piace molto il loro stile, il loro modo di fare comicità. Mi ricordano, senza fare paragoni impossibili, Totò e Peppino. Chiaramente spesso questa serie è diversa, ma insomma in generale anche nei loro film, che io apprezzo molto e che secondo me hanno avuto tutti un crescendo e gli incassi lo dimostrano fino all'ora legale, poi il primo Natale mi deluse un pochino, ma anche quello insomma fu veramente un bel prodotto. Il loro stile è quel rapporto, diciamo, di Salvo carnefice e Valentino vittima. Valentino è quello un po' più elegante, un po' più posato, invece Salvo spesso è anche quello più ignorante, quello un po' più cafone. E sicuramente meno a modo, e quindi mi ricordano un po' anche lo stile solito che caratterizzò anche nei loro anni d'oro Totò e Peppino, ma non mi permetto assolutamente di fare paragoni. Sono due grandissimi comici siciliani e secondo me due bravissimi attori che hanno dimostrato anche di saper dosare al meglio la propria comicità al cinema, e adesso esordiscono anche con una serie, per l'appunto 6 episodi, mezz'ora l'uno, e sono ancora alla regia. E sono sempre molto bravi anche in regia e poi chiaramente la sceneggiatura non sono soli, ma non sono soli neanche nel cast. Ci sono loro con Anna Favella, Marianna Di Martino, Sergio Friscia, la partecipazione straordinaria di grandi attori, caratteristi anche siciliani come Tony Sperandeo, il grande Leo Gullotta, seppur in piccola parte, quindi davvero il cast è assolutamente notevole. E Incastrati, di cosa parla Incastrati? Racconta le vicende di Salvo e Valentino, che sono due tecnici della TV che si ritrovano sfortunatamente a lavorare proprio nella casa di Arturo Gambino, questo personaggio che ci viene presentato inizialmente come un qualsiasi uomo, poi invece scopriremo essere affiliato con la mafia. Arturo Gambino che viene trovato morto dai due tecnici. Valentino vede una pistola per terra, la prende ingenuamente, si avvicina al bagno e lui è dentro la vasca con l'acqua aperta lasciata dall'assassino. Ed è morto, è morto. Quindi impronte, non bisogna lasciare tracce, però abbiamo toccato la pistola, abbiamo toccato la televisione, abbiamo toccato il telecomando. Quindi nel panico più totale, Salvo e Valentino si ritroveranno a dover escogitare un piano per innanzitutto non farsi vedere, quindi scappare il prima possibile da questa casa e poi ovviamente eliminare, cancellare tutte le impronte. Il problema è che fuori dalla porta c'è parecchia gente, ci sono dei bambini che stanno giocando, ci sono genitori di questi bambini perché tra l'altro è un giorno di sciopero, non si va a scuola, non si lavora, ci sono altri tecnici che dietro la porta parlano dei loro fatti, ma la cosa più importante è che Salvo è follemente innamorato di una serie, perché lui è un pazzo, è assolutamente drogato di serie, che si chiama The Touch of the Killer, per cui è anche abituato a queste situazioni. Certo, poi le serie sono una cosa, la vita è un'altra, però insomma, vittime, assassini, situazioni particolari, indagini, colpevole, non colpevole, eccetera. Per cui sicuramente The Touch of the Killer potrebbe essere per lui anche un aiuto per cercare di escogitare dei piani e trovare delle soluzioni. Fatto sta che poi loro ingenuamente faranno un casino dopo l'altro, soprattutto perché Salvo scoprirà tramite la segreteria telefonica di questo Arturo Gambino che si tratta proprio dell'amante di sua moglie, Esther, interpretata da Anna Favella, per cui cadrà nello sconforto più totale e non vi dico nient'altro, mi fermo qui. Sicuramente poi appunto questo Gambino scopriremo essere affiliato con la mafia e ci saranno tanti svolgimenti e tanti colpi di scena. Sergio Friscia interpreta un loro vecchio compagno di scuola, ci sarà poi anche una rimpatriata tra questi vecchi compagni di classe, che adesso è giornalista locale, che si occupa soprattutto di cronaca nera e che non vede l'ora che accada qualcosa in questa Sicilia che sembra essere ormai lontana dalla mafia, da crimini veramente importanti, pericolosi, e avrebbe voglia, insomma, di poter raccontare qualcosa di veramente pericoloso e di veramente clamoroso. Marianna Di Martino invece interpreta Agata,
una vecchia conoscenza di Valentino che è cotto di lei, detto in poche parole. Poi c'è Tony Sperandeo che interpreta, indovinate un po', un mafioso, e Leo Gullotta invece interpreta una forza dell'ordine. Per cui un cast di bravi attori, di bravi caratteristi. Sicuramente Ficarra e Picone sono protagonisti in tutti i sensi, si prendono la scena. E per tutte e sei le puntate, che sono puntate molto leggere, molto scorrevoli, ripeto, io l'ho vista in un giorno, mi è volata, avrei voluto che sinceramente continuasse ancora perché mi è veramente molto piaciuta, però anche l'aspetto crime che riguarda la mafia, che riguarda insomma certe situazioni abbastanza pericolose, situazioni di pathos per i personaggi, nei limiti chiaramente in un contesto di commedia leggera, però devo dire che sono assolutamente credibili, per cui ci si diverte, serie leggera, ci si rilassa, tanta spensieratezza, però anche l'aspetto mafioso è sicuramente ben reso e ben riuscito. Beh, devo dire che Ficarra e Picone continuano a sorprendermi. I loro film mi piacciono tutti, alcuni più, alcuni meno. A teatro funzionano alla grande, con Le Rane poi hanno raggiunto un successo straordinario, in televisione funzionano benissimo e adesso anche nelle serie TV. Ma cosa manca a Ficarra e Picone? Sono due comici secondo me di altissimo livello, ma anche due bravi attori che continuano a dimostrare anche di essere eclettici. Ci sono delle scene interessanti in questa serie, non dico drammatiche, non dico profonde, ma in cui anche con lo sguardo, con un certo tipo di recitazione, soprattutto Salvo, ma anche Valentino, dimostrano di avere delle qualità importanti, che forse un giorno potrebbero anche uscire fuori molto più di quanto non sia successo finora, perché sì, qualche film aveva dei risvolti interessanti, dei momenti in cui loro erano chiamati a dimostrare tutto il loro talento anche oltre la comicità, che comunque, non lo dimentichiamo mai, necessita di un talento straordinario, perché far ridere è molto più complesso rispetto al pianto e alla commozione. Ci sono stati dei momenti, ma manca ancora quello step che secondo me arriverà successivamente, magari al cinema, magari con una serie, questo non lo so. Complimenti a Netflix che crede in Ficarra e Picone e che capisce quanto possa essere anche intelligente adesso dare questa occasione a loro che, dopo aver raggiunto un successo pazzesco anche a livello di box office con il primo Natale, prima del Covid, 15 milioni di euro, anche un po' inaspettati, sempre un crescendo anche negli incassi per loro dall'inizio, da praticamente il 7 e l'8, Nati Stanchi usciva 6 anni prima, in poi. E adesso cosa fanno? Dicono aspettiamo un attimo con il cinema, facciamolo anche un po' stabilizzare. Pio Amedeo hanno esordito con 500.000 euro, 68.000 spettatori primi in classifica con Belli Ciao e sono orgoglioso di questo. Non so se vedrò il film, ci proverò, ho delle titubanze, ho fatto anche la reaction al trailer, ma questo è un dato importantissimo. E anche I Me Contro Te, tanto criticati, ma portano soldi importanti nelle casse delle produzioni italiane. Warner, Colorado e tutte le produzioni e coproduzioni che hanno portato in sala anche questo terzo capitolo dei Me Contro Te, per la gioia di tutti i loro fan, che sono veramente tanti. Quindi io non sono un fan dei Me Contro Te, ci mancherebbe, ma prima di criticarli, insomma, cerchiamo anche di apprezzare il lavoro altrui. Per cui dicevo, loro magari aspettano e decidono adesso di approdare su Netflix. La serie è partita benissimo, la stanno vedendo tutti, è una serie per tutti, per i loro fan, certo, ma non solo. E questa è una cosa geniale. Adesso aspettiamo la seconda stagione, perché sono certo che arriverà, le basi ci sono, non sarebbe una forzatura, e poi il grande successo sicuramente ti porta ad aver voglia di continuare e non fermarti. Mi è piaciuta moltissimo, mi sono divertito, mi ha intrattenuto, l'ho trovata scorrevolissima, ho creduto ai momenti di più crime. Beh, devo dire che di meglio forse non potevo chiedere a Ficarra e Picone, che continuano a convincermi. Io do un 7,5 su 10 a Incastrati, ci ho pensato molto alla valutazione, volevo addirittura dare di più, anche per premiare, per lodare questa grande capacità di approdare anche nel mondo seriale, perché non era scontato, però voglio essere cauto, perché io non sono uno di quelli che dicono bella, la prima stagione è bella, la seconda sicuramente sarà meno bella. Chi lo sa? Aspettiamo la seconda, magari sarà ancora più bella, ed è quello che mi auguro fortemente. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Incastrati di Ficarra e Picone, da ieri, 1 gennaio 2022, perché siamo nell'anno nuovo, su Netflix, da non perdere.